Hybrid Kinetic, cinetica ibrida. In realtà dietro a questa bellissima GT c'è la firma di Pininfarina, quindi una firma italiana, una firma tutta nostra. Una coupé, la chiamerei coupé visto che ha solamente due porte, in realtà sono due porte talmente grandi che si aprono ad ala di gabbiano da definirla, direi, più Gran Turismo. Tra l'altro vedremo quali sono le due anime Gran Turismo di questa automobile, che ha una particolarità: è un'ibrida naturalmente, ma è un'ibrida con una sorta di range extender molto particolare, ovvero una turbina, una micro turbina che serve per generare energia elettrica e alimentare un pacco batterie, un pacco di super batterie come vengono definite qui, per avere un'autonomia lunghissima, praticamente infinita, dipende da quanto carburante ci va dentro, però è un'automobile prestazionale. La trazione, la motricità è data da quattro motori, quattro ruote motori, con una potenza complessiva di 1088 cavalli, quindi non stiamo certamente scherzando. Di quest'auto si conoscevano abbastanza bene le linee esterne, anche il CX così pronunciato, figlio di un design assolutamente spettacolare, ma gli interni ancora non li avevate visti. Ebbene, adesso li potete vedere. A parte queste finiture bellissime, color rame sui sedili, intanto c'è uno studio particolare sull'ergonomia. Questo sedile è completamente sospeso da terra e quindi libera molto spazio per i piedi e può essere regolato utilizzando o l'aggiustamento della pedaliera o lo scorrimento sul tunnel centrale. Laggiù vedete quello schermo che è a comparsa e scomparsa dalla plancia. Ecco, qui tornano le due anime di questa GT, l'anima azzurra e l'anima rossa. Così come viene raccontato dal costruttore, dal designer, l'anima rossa è l'anima sportiva, quindi quella in cui vengono esaltate le prestazioni, e in questo caso, per avere una maggior pulizia della plancia, questo display si ribalta e viene chiuso e di conseguenza tutto rimane molto più pistaiolo. L'anima GT invece, l'anima da Gran Turismo, quella che serve per poter fare lunghi viaggi in comodità, si chiama anima azzurra ed è sostanzialmente messa in evidenza anche da questa parte posteriore. Ci stanno comode due persone su questa panchetta posteriore, con l'originalità di questa traversa longitudinale, traversa che incorpora gli appoggiatesta e questi schienali comodissimi dei sedili. Hybrid Kinetic Group è una società che fa capo a capitali cinesi, però lo stile, lo possiamo dire con orgoglio, è tutto italiano, made in Pininfarina.